saluto a tutti, a tutta la famiglia carismatica che vogliamo coinvolgere in questa iniziativa che è nata a partire dalla spinta che ci ha dato il Papa Francesco rispondendo a una mia email nella quale ci ha invitato in questo tempo di pandemia, un tempo difficile, un tempo complicato, un tempo di grandi sfide, ci ha invitato ad avere coraggio, coraggio nella preghiera, coraggio nell'azione. E quindi questa bella iniziativa vuole coinvolgere tutti perché tutti possano offrire il contributo della propria riflessione. Che cosa questa espressione di Papa Francesco può dire a tutti noi? Qual è il messaggio proprio in questo momento storico che stiamo transitando? Sicuramente ci ha voluto infondere speranza, coraggio, iniziativa, ardore tipico del cuore di Don Orione. Non possiamo pensare a essere orionini, a essere orionine, senza avere questo coraggio. E quindi questo invito a voi e vi lascio con la riflessione di tutti. Preghiera e coraggio, coraggio e costanza, costanza e azione, azione e sacrificio, sacrificio e vittoria. È Don Orione che dice proprio così. In prayer is to have a complete trust in the mysterious ways of God. Even if he will not answer immediately, he is never late, he is still on time. Para mí, coraje en la acción es dejar obrar al Espíritu Santo. La troska o jakość modlitwy, o relacje miłości i wiary z Bogiem. In questi momenti difficili e dolorosi occorre vivere con gioia e coraggio la quotidianità, far sì che il bene prenda il sopravvento sulla sfiducia e sulla negatività, essere portatori di speranza. Tutto è possibile se ci affidiamo al Signore. En la oración, intercediendo tenazmente por las necesidades de nuestros hermanos. Coraje en la acción, sintiéndonos convocados en primera persona, sin pretextos, con las necesidades del entorno. Para mí, ter coraje en acción es ter fe y determinación diante de aquellos que más precisan. Para mí, coraje en acción es el valor que uno le coloca a la pasión en el amor cuando tiene que tomar decisiones. Il coraggio nelle azioni è quella forza che ti fa continuare a lottare per quello in cui si crede, specialmente in questo momento di sofferenza in cui tutto sembra perduto, continuando nella quotidianità a dare valore ai piccoli gesti di affetto, di vicinanza e di amicizia. Fondamentale per me sono le parole di Papa Benedetto, dove dice: la barca della Chiesa è nelle mani di Cristo, al timone c'è Lui. Questo vale anche per il mondo e per la vita di ciascuno di noi. Dans la prière, c'est une conviction. Dans la persévérance, la continuité, sans se fatiguer, en s'abandonnant dans le main du Seigneur. Ierpou en fivafan, sasetanim talom nadimant, armatuk lalandava in fitatane. L'oración implica tener la constancia de ponernos en la presencia de Dios y estar atentos a lo que Él nos pida en este momento de incertidumbre. Tener el coraje en la oración significa, primero, tener coraje para acercarme al Señor y, segundo, tener el coraje de desafiarlo. Para mí, coraje en la acción es responder hoy al llamado de Jesús que nos dice vayan. Y hoy más que nunca es ir con las mangas arremangadas a la par de las personas que trabajan con nosotros para buscar lo mejor para nuestros residentes del Cotolengo, los más pobres, lo que Jesús nos confió. Nell'azione fondamentalmente per me significa fare qualcosa di scomodo, qualcosa che rompe la mia sicurezza, il mio equilibrio, no? Agire andando al di là delle mie paure, perché so che va fatto, che quella la cosa giusta da fare, quella che il Signore mi chiede in quel momento. Sao quer dizer é ter a disponibilidade em amar e servir
al próximo. Para mí, el coraje en la oración es no abandonar la certeza en la presencia real de un Dios que, incluso en estos momentos de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, sigue haciéndose presente, nos escucha, nos responde, no nos abandona. Es recordar en quién tenemos puesta toda nuestra esperanza, en aquel... Courage in action. Courage in action, for me, it means to be open to face the difficulties and the challenges we are encountering without allowing ourselves to be taken away by fear. Avere coraggio nella preghiera per me vuol dire chiedere al Signore tutto ciò che il nostro cuore sente di aver bisogno per noi e per gli altri e soprattutto farlo soprattutto quando quello che chiediamo sembra una cosa impossibile. Quando eu penso em coragem, lembro da coragem orionita, que ultrapassa todas as barreiras e fronteiras para levar a caridade de Cristo expressada nas pessoas. Vuol dire carità creativa fatta con fiducia e generosità. Odwaga modlitwy, odwaga w działaniu, jest to kontemplacja w działaniu, o której mówił ksiądz Orione. Noi cristiani non dobbiamo avere paura perché non siamo soli. E anche se camminiamo in una valle oscura non dobbiamo temere alcun male perché c'è Dio con noi e dobbiamo avere il coraggio di mettere sale nelle nostre azioni nel mondo. Para mí el coraje en la oración es confiar en la presencia de Dios siempre. Coraje en la oración es tener ousadía de ir contra corrente, de hacer el bien, mesmo en medio a tantas dificultades. Salama taulwe, sami maere samyasa saisan srerayave, ok, brasuo. Salut, parler de courage dans l'action pour moi à cette période de pandémie, c'est la capacité d'apprendre de petites choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire auparavant. Una manera para mí de vivir creciendo, teniendo fe, trascendiendo, confiando. Eu acho que a coragem na ação é que a gente esteja preparada naquilo que eu tenho certeza que eu estou fazendo. El Papa nos invita a tener coraje en la acción y en la oración, dos características claramente orionistas. En estos tiempos tan difíciles estemos más que nunca atentos a los que nos rodean para ayudarles en lo que podamos, como decía Don Orione, sin preguntar nada más que si tienen un dolor. Coraggio nella preghiera e coraggio nell'azione per me significa essere in comunione con la Santissima Trinità e compiere gesti di carità verso i miei fratelli nella quotidianità. Courage dans la prière, c'est être fidèle en l'amour de Dieu. Et courage dans l'action, d'abord avoir l'esprit créatif, avoir l'audace et s'engager. É agir mesmo diante das dificuldades, é agir mesmo diante do medo, é agir e fazer mesmo diante da intimidação. Courage in prayer is perseverance. Coraje en la acción es tener la decisión de actuar movida por mis principios y los consejos evangélicos. Coraggio nella preghiera è comunque continuare a pregare, a maggior ragione dopo questa esperienza vissuta qui a casa madre, in cui ci sono stati giorni in cui la preghiera era arida, però ho continuato a pregare perché diventasse una sorgente. Coraggio in azione quer dizer a capacidade de agir com esperança diante da intimidação. Il coraggio nella preghiera è, secondo me, l'incontro con Gesù. Courage in action is to live for comfort. A coragem na ação é o trabalho realizado em equipe. Para mí hoy coraje es poder tener la alegría de renovar mi sí cada día a Dios, de poder entregar mi vida a los hermanos, especialmente en estos momentos de pandemia, transmitir la alegría, la fe y de hacer concreta mi apostolado entre los más pobres y necesitados. Odwaga w działaniu to wrażliwość rozmiłowanego serca. Dia tunja majakariva amzewe rispu yatkan mafi yatkan mangidi arnefa awanatan fiatanana sinyafalina
takan martiri. For me, it means availability. Il coraggio dell'azione di Gesù.